Ok, ma c'è anche l'idromassaggio? Oh, non vedo l'ora di sdraiarmi e prendere il sole. Ah, non si può prendere il sole. E vai, ci siamo. Ma io non altero, vabbè, fa niente. Ehi, 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 ma io sono rimasto in piedi. Ragazzi, ma scusate, avete niente da dire voi? Sì, che si sta proprio bene. Ragazzi, su, via, seguitemi. Dovremmo essere arrivati. Dove sono? Dove sono finiti? Ragazzi! Eccoci, eccoci, siamo pure qui. Non solo io sto facendo da navigatore, ma pure voi rimanete indietro. Passo svelto, scattare. Passo svelto cosa? Ma mi puoi spiegare dove stiamo andando? Vi devo spiegare sempre tutto. Orochok mi ha dato un indirizzo, mi ha detto che è una sorpresa. Un indirizzo? Sì, questo indirizzo qui. E adesso dovremmo essere arrivati, la casa dovrebbe essere questa. Ok, e allora proviamo ad entrare, ci deve essere una porta da qualche parte. Proviamo. Ok. Ci siamo, ragazzi. Questa porta è aperta. Secondo voi possiamo entrare? Ne sei sicura, Sofì? Aspetta, idea, bussiamo. Ieierinini, è la parola d'ordine. Parola d'ordine, ieierinini. Ok, allora entra. Vai, ieierinini. Mi sa che siamo arrivati, guardate chi c'è. Wow, ragazzi, ma è la mascotte dello shock. Ma è bellissima, è già pronta col microfono per il nostro concerto. Ma voi avete mai visto una mascotte così grande? Come stai? Tutto bene? Saluto alle trote. Ma è un biscotto gigante, lui. Mi devo che dargli un morso così. No, no, Domi, non si può mica mangiare. Ma signor Orochok, che bontà. Ragazzi, non si può mangiare, non si può mangiare. No, io ho tanta fame, però. No, calma. Al microfono, appunto, perché Orochok sarà con noi in tour. Manca sempre meno e tra pochissimo saremo sul palco a scatenarci tutti insieme con i nostri amici. Infatti siamo in questa casa perché Orochok ci ha invitato per esercitarci con le nostre coreografie e per rilassarci. Infatti ci hanno detto che da qualche parte qui ci dovrebbe essere anche una piscina. Ma la cosa più incredibile è che grazie ad Orochok avrete la possibilità di vincere i biglietti per il nostro concerto. Ora vi spieghiamo tutto, ma intanto scopriamo questa casa. Entriamo. Ma aspettate un attimo, stanno già rubando i biscotti e io ancora non ho visto cosa c'è qui, ragazzi. Ma è una tavola imbandita per fare merenda. Qui c'è una scatola misteriosa, vediamo, andiamo ad aprire. Col cioccolato al latte, sono i miei preferiti. Ehi, aspettate. Questo qui è il baule del tesoro Orochok, che sarà il premio per il vincitore della sfida che vi farò fare. Tanto già sappiamo che vincerò io. Non so quale sfida è. Siamo in tre. Sì, però io mangio per tre. E ancora non avete visto la parte più bella della casa, ovvero abbiamo una super mega piscina. Io non avevo mai visto una piscina dentro casa così grande. Ma secondo voi sarà di acqua calda o di acqua fredda? Tocca. Secondo me dovresti provare. Sì, tu. Io spero calda. Prova tutto. Ragazzi, buttiamo Sofì in piscina. Sì, ragazzi, vi ho sentito. Non vedete che non ho il costume? Orochok ci ha invitato in questa casa per rilassarci, non per fare gli scherzi. Vabbè, qualche giochino. Un piccolo scherzettino si potrebbe fare. Quando meno te lo aspetterai. No, però adesso io non mi fido più. Vorrei andare a controllare se l'acqua è fredda o calda, ma chi si avvicina alla piscina? Con il rischio che questi qui mi buttano. Io tanto non ho paura di essere spinto in acqua. Non lo faranno mai, i miei amici mi vogliono bene. Figuratevi se mi fanno uno scherzo del genere. Poi sono tutto vestito, che fa? Mi buttano in acqua tutto vestito? 2, 3, 4. Ragazzi, ma sono scherzi che si fanno questi? Stavo controllando il livello e la temperatura dell'acqua per tutti noi, ok? Non mi spingete, non mi fate scherzi strani. Non potremmo mai farlo, mai pensare una cosa così noi. Cioè, tu stai toccando l'acqua per noi, per farci... non potremmo mai... Scusaci tanto. Vabbè, comunque ragazzi, rullo di tamburi. L'acqua è calda!
E vai, l'acqua è calda. Quindi dopo faremo un bel bagno rilassante. Sì, dopo le prove direi che è stata una cosa perfetta. C'è la Ma ora è tempo di merenda. La mia parte preferita, la merenda. Io ho già visto quali voglio, quelli biscottini con dentro la, tutta la crema cioccolata. No, l'ho vista prima io. Quella fondente. No, io. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma intanto io inizierei con gli Oro Choc al cioccolato al latte, che come vi dicevo sono i miei preferiti. Per Cleo. Per Cleo. Per Cleo. Per me. Per Romeo. Per Romeo. Per Romeo. Per Romeo. Per Lili. Per Lili. Per Lili. Per Lili. Per Sofì. Per Sofì. Per Sofì. Per Sofì. Ehi, ma dove sono gli Oro Choc? Qui. Sono tutti per me. Qui ce ne sono ancora un sacco per me. Guarda un po' qua. Ehi, Cleo. Ma come, le avete passate tutti a lei? Ok, grazie. Questi li prendo anch'io. Andiamo all'assaggio. I miei biscotti preferiti. Sono buonissimi. Ma Mimma, quanti ne hai mangiati? Tranquillo. Tutto sotto controllo. E poi ci sono tantissimi tipi di Oro Choc. Mini cookies, pocket, tavoletta di cioccolata alla nocciola, barretta, soft, wow. Ci sono anche questi con cuore di latte. Questi li conserviamo per dopo? Sì, non vedo l'ora di assaggiarli. Beh ragazzi, se vi piacciono gli Oro Choc, preparatevi, perché al nostro concerto Oro Choc sarà ovunque. Perché infatti sarà in tour con noi. E grazie ad Oro Choc si possono vincere i biglietti per partecipare al nostro concerto. Guardate qui, abbiamo già due bigliettoni giganti. Partecipare al concorso è davvero semplicissimo. Infatti vi basterà immaginarvi il nostro nuovo palco e disegnarlo col biscotto Oro Choc. Questi sono i disegni che abbiamo fatto noi. Vi piacciono? Abbiamo realizzato due tipologie di palco, perché ovviamente non possiamo spoilerarvi come sarà quello nuovo. Quello lo scoprirete a breve. E soprattutto dovrete provare a indovinarlo. Colori alla mano e disegnate. Vogliamo vedere chi farà il palco più bello. Caricate una foto del vostro disegno su disegnevinci.it e provate a vincere i biglietti in palio. Io voglio partecipare. Ragazzi, vi ricordo che è come dire, io e lui al nostro concerto cantiamo, ma voi ballate! Voi sarete al concerto insieme a noi! Quasi mi ero dimenticato! Quindi non posso fare il disegno del concorso? Certo che lo puoi fare, però come dire, cioè non hai bisogno di vincere i biglietti, perché tu già sarai il concerto, nel senso che tu non potrai essere in due posti contemporaneamente, non puoi essere seduta e sul palco, capisci? E quindi noi potremo mangiare gli Oro Choc durante tutto il tour anche noi! Sì, quello sì! Oro Choc! Calma. Il concerto non si fa mica da solo. Dobbiamo prima fare le prove e dobbiamo soprattutto provare le coreografie. Quindi è tempo di andare a fare le prove. Andiamo! Io non ho ripassato. Uffa, siamo sempre le solite, vai! Ho detto andiamo! Su, via. Scusate, ma ha rubato un pacco di Oro Choc. L'ho visto anch'io. Eccoci qua! Allora ragazzi, voi siete ballerini, dovreste spiegare a noi le coreografie, ma se voi non ve le ricordate, beh, è un bel problema. Romeo le sa. Sì, bravo. Io ho la soluzione. Sì. Ho portato degli Oro Choc perché per ballare abbiamo bisogno di energia, quindi possiamo mangiare. Sì. Ma l'occasione è buona, abbiamo detto che abbiamo finito la merenda, adesso dobbiamo ballare. Ok, allora, questi sono sequestrati. Io direi di iniziare ballando una coreografia semplice che conoscete e che soprattutto sarà nuova in questo concerto, ovvero la canzone del cowboy. Esatto, la canzone del cowboy è uscita quest'estate e nello scorso tour non l'abbiamo ballata, e invece adesso in questo nuovo ci sarà e non vediamo l'ora di ballarla e cantarla insieme a voi. Anche perché, come sapete, è una canzone gioco. Saprete cantarla dal vivo ogni volta con una vocale diversa? Mettiamo play. Prendeva sempre tre, sbagliava ogni vocale. Poi un bel giorno arrivò la sua maestra, cantando una canzone gli spiegò come si fa. Canta tutto
Ragazzi, l'avete ballata tutta alla perfezione? Sì. No, io ho sbagliato la E perché non mi ricordavo che dopo la A viene la E. E cosa pensavi ci fosse? Non lo so, però ho continuato a fare la strofa invece che il ritornello e quindi ho sbagliato. Ma scusami Lily, qui c'è un altro problema che non è non sapere le coreografie, qui è non sapere proprio le vocali. No, ma io le so, A, E, O, U. Aspettate, magari Lily pensava che dopo la E veniva la B, si è confusa perché sì, pensava all'alfabeto e non alle vocali. Guarda che può succedere. Grazie amica. Immagina di cantare tutta la canzone con la B. Betty babbe bu babbe babbe bu babbe babbe bu babbe. Devo dire che questa coreografia ce l'abbiamo. Io passerei alla canzone più emozionante di sempre adesso. Siete pronti? Io propongo di fare insieme. La canzone preferita del cuore. Sì, è molto dolce. Sì, dove piangiamo sempre perché ci fa emozionare sempre. E se avrai bisogno, sai che correrò da te in un secondo. E potrei fare a piedi tutto il mondo. Che in fondo non ci servono parole. Allora prendimi per mano, che di tutto andiamo via. Tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia. Anche nella cattiva sorte sarai in buona compagnia. Allora prendimi per mano, che da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano. Wow, questa è letteralmente la mia canzone preferita. Dai, almeno questa però la sapevo io. Sì, è vero, manca sempre meno al concerto, sì. Per fortuna avremo questo posto dove provare. Sì, ma sapete quante canzoni dobbiamo imparare? Quante? Non una, non due, non dieci, non quindici, venti! Ma su ragazzi, siete bravissimi! Vi ricordavate persino queste coreografie dell'anno scorso, quindi figuratevi! Al nostro concerto sono sicura che sarà tutto impeccabile. Già non vedo l'ora di ballare e cantare tutte le nuove canzoni come Chica Mala, Vacanze in Transilvania! Oh. Sarà tutto stupendo. Ma ora io direi che visto che abbiamo fatto le prove e ci siamo un po' stancati, ci vorrebbe un po' di relax. Siete d'accordo con me? Sì, sono d'accordo. Allora direi di andarci a mettere i costumi e di dare il via al relax. Andiamo! Ah, piscina, sto arrivando. Ok, ma c'è anche l'idromassaggio? Oh, non vedo l'ora di sdraiarmi e prendere il sole. Ah, non si può prendere il sole, vabbè. Io ho freddo. E vai, ci siamo. Ma io non altero, vabbè, fa niente. Ah, sole. Ehi, ma io sono rimasto in piedi. Ma non c'è nessuno sdraio per me. Ragazzi, ma scusate, avete niente da dire voi? Sì, che si sta proprio bene. Sì, sono proprio comodissime queste sdraio, vero ragazzi? Quali cose, mi farei una pelle in casa. Questi teli sono molto morbidi. Sì. La cosa più bella è avere il termosifone vicino che vi fa arrivare un certo calore, bellissimo. Come se fossimo alle Hawaii. Ci vorrebbe una bella limonata fresca, fresca. Ci vorrebbe una bella sdraio perché io vi ricordo che sono ancora in piedi. Anzi, sapete cosa? Vi ricordo che c'è ancora una sfida che ci aspetta. È un tesoro pieno di oro choc. Ehi, via quelle manacce da qui dal tesoro. Chi riuscirà a gonfiare il palloncino più grande si aggiudicherà il premio. Ovviamente senza farlo scoppiare, altrimenti sarete squalificati dalla prova. Sfida accettata. Vi faccio vedere io cosa so fare. Farò il palloncino più grande del mondo. Per il rocioco questo ed altro, vincerò io. 3, 2, 1, via, gonfiate più che lo potete. Non so se ho ancora fiato! Sta per esplodere! E mi si sta gonfiando la pancia invece che il palloncino! Fa paura! Lily, il palloncino è troppo grosso! Fermati lì! Qualificata! Sì! Per ora sta vincendo Sofì!
vaccino adesso. Ok, stop! Tempo scaduto, scopriamo qual è il palloncino più grande. Lily è stata eliminata. Cleo non è riuscita a gonfiare nulla. Rimane Sofì e Romeo. Allora, io non ho dubbi, arbitro. Secondo me il mio è palesemente più grande, guarda qua. Però il mio suona, quindi è magico. Ma che c'entra? Ma la gara era quello più grande. Ho vinto io, lui. E basta, basta, fine storia. Dillo, guarda, guarda che grande, guarda che grande. Non l'ho fatto scoppiare, so fare anche il nodo, guarda. Ecco qua. Aspettate, perché così in realtà è un po' complicato, visto che è così gonfio. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E voi lo sapete fare il nodo? Sì, è vero. No. E quindi la vincitrice della valigetta di Oro Choc è proprio Sofia. Me la sono proprio meritata. Anni e anni di gonfiare palloncini ed eccomi qua. Tutti questi Oro Choc per me. Però sapete che c'è? Le bontà vanno condivise. E quindi, amici, merenda! Grazie mille, ma sono sempre i soliti. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Partecipate anche voi al concorso di Oro Choc e noi ci vediamo in giro per l'Italia con il nostro nuovo concerto. Yeah, yeah. Ciao.